che è stato bloccato. De Florio su Leon, Londuregno va via, grande proprietà di palleggio, Juric lo segue da dietro, lo bracca, c'è questo giallo che costa caro probabilmente a Juric per il proseguo del campionato. Carica il destro, poi è costretto a fermarsi Casale, Cincischia, Casale porta fuori, si allarga Leon, riceve, arriva Vicari, Leon rimette in mezzo, rete! Bogdani, gol del pareggio, Bogdani che stava scivolando via, traversone da parte dell'Honduregno in mezzo e lì c'è tutta l'attenzione. Attenzione, questi palloni sono pericolosissimi al centro, nessuno tocca, nuovamente in mezzo, rete! Rete ancora Regina, 2-1. Decisivo l'ingresso in campo da parte dell'Honduregno, Leon che ha cambiato letteralmente il passo della squadra sulla corsia di destra. Intanto Mamede, e intanto c'è una bellissima coreografia ancora sulla curva della Regina, seconda parte della coreografia, mentre il pallone viene giocato in avanti, attenzione a Bogdani, poi lascia lì, scarica indietro, si propone Cozza col sinistro, Cozza, palla fuori. Un minuto di gioco, palla sul fondo. Bene, grazie Giusva Branca, linea subito ad Antonio Nucera per i secondi 45 minuti, Regina Salernitana. Bene, grazie, a rivedere in quale posizione del campo andrà a sistemarsi l'Honduregno. Da questi primi istanti lo vedo largo a destra, proprio come ha giocato Cozza. È il destro di Leon, vediamo, tutto pronto, barriera a distanza, fischiato l'arbitro, va Leon, calcia lui col destro, Leon, rete, che gol, Leon, 5.30 sul cronometro, l'Honduregno, Leon, fa impazzire Granillo, 1-1, grande partita adesso, tutta da seguire, punizione magnifica e poi il balletto di Leon, primo gol in Italia per lui. E poi la Regina, 2-2 al 37esimo, Vargas, poi Leon, salta due avversari in velocità, grande numero di Leon, ancora l'Honduregno, va Leon, era buona la sua idea, pessima l'esecuzione, contropiede, difesa scoperta della Regina, va l'argentino, torna Leon su di lui, ancora Lazzaro che si guarda un po' intorno, Leon entra sul pallone, si è fatto 50 metri di corsa, Leon aveva perso palla e poi è andato a riprendersela, stavolta viene fermato ancora Leon. Ed anche carica la Regina che al 23esimo ritorna in vantaggio. Leon smarca Dionigi che si trova solo davanti a Bruno. È il 2-1 che non cambierà più, perché il Como ci prova ma manca di lucidità. Distrazioni, quindi è Regina seconda in classifica, a pari merito con il Como. Bastano 22 minuti ai calabresi per sbloccare il risultato. Leon crea lo scompiglio nella difesa del Crotone, mentre Dionigi si limita a mettere sui piedi di Mozart la palla dell'1-0. Un gol che il brasiliano dedica alla moglie presente in tribuna. Il Crotone risponde. Poi Savoldi per contropiede della Regina. Leon riceve da Veron in verticale verso Savoldi. Lo scatto di Savoldi. Il suo sinistro. La Regina in vantaggio. La Regina in vantaggio. Dopo 4 minuti ha segnato proprio lui. Savoldi, 13° gol stagionale, come testimonia la sua maglietta. Azione rimessa perfetta con il pallone di Leon. Inversione il contropiede. Leon, gran numero anche dell'Honduregno. Va Leon a spingere, viene fermato, non c'è fallo ma c'è lungo, sbaglia anche Mancini però, buon abito, può controllare agevolmente, servire Leon, larghissimo sulla sinistra, Leon cerca l'uno contro uno con Ametrano, va via Leon, grandi doti di Leon, in area di rigore, mette al centro, non ci sono compagni però, c'è dunque Vidigal che allontana, dunque Campano, controllo di Leon, poggia per Mozart, buon abito. Dionigi a questo punto è tutto tinto d'azzurro sia per le... Attenzione a Veron intanto che a Leon che va via ancora, grande azione la sua poi. Preludio al gol che arriva due minuti dopo, cross al bacio di Leon per la testa di Savoldi che in corsa brucia il portiere ospite, fa esplodere il Granillo per il figlio d'arte, 13° centro stagionale. Calderoni ci portano al 9° minuto della ripresa, punizione dal limite, pennellata di Leon per Sterkel e nulla da fare, gol d'autore. Al rallentatore vedremo la prodezza del fantasista Ondolani. E salva Lucarelli. Adesso è ancora la Regina che si porta in avanti e Leon, conclusione da fuori aria, siciliano si distende ma la palla finisce sul fondo. Siamo al 28esimo del primo tempo, ci riprova Di Napoli sul calcio
di punizione, arriva Maniero e poi subito dopo arriva il gol vittoria e qualificazione di Leon che praticamente tramortisce il Palermo e anche i suoi tifosi, perché si sperava tanto in questa qualificazione. Purtroppo nulla Possicignano, è una protezza balistica. Vuole che la barriera salti. Va Leon, incrocio dei pali, colpito dal giocatore nato in Honduras, che dice forse il destino ce l'ha contro di me. Fare con le sostituzioni ed è Leon, entrato al posto di Cozza, ad avere l'occasione per il pareggio. La difesa degli emiliani, con oggi 57 gol al passivo, è la più vulnerabile del torneo e il pacchetto arretrato tradisce ancora una volta Chiani. Siamo al 32esimo ed ecco la ripetizione della rete chiave di Mozart, 2-2 e risultato negativo soprattutto per il Piacenza. Bonazzoli in contropiede si smarrisce sul più bello, al contrario di Leon che nel recupero chiude i conti. Ha dunque valore relativo il gol di Flo, quello del 2-1 arrivato. Parte la traiettoria tesa all'inglese, sul secondo palo arriva Falsini, salta Luciano, pericolo, cross, porta vuota, gol della regina. Palla per Cruz chiama l'1-2, attenzione, la Mouchy, doppia finta. Ma quando Leon, entrato per Franceschini, pesca Cozza lasciato solo da Mihajlovic, è la fine. Di buono c'è solo la carezza di Sinisa a Liverani, ma l'entrata di Oddo a tempo... Arriva dunque con la testa di Lucarelli sull'assist dall'angolo di Leon. Gol partita per gli Amaranto. Siamo all'ultimo minuto del primo tempo supplementare e finisce qui in attesa degli ottavi. Un po' 7 reti, 2 pali di Corigni e Leon, 2 rigori e tante occasioni da gol. Se le protagoniste. Leon, gran numero, entra in area Leon, parte il cross, secondo palo, Lucarelli, rete! Rete, regina in vantaggio, 1-0, splendido il capitano Lucarelli dopo una grande percussione di Leon. Parte Leon, il destro dell'Honduregno, traversa e l'azione prosegue ancora con Amoruso, Bianchi la rovesciata, il pallone dentro, ma c'è un fallo. Amoruso di testa, numeri di Amoruso, poi Leon, pronto al cross, c'è una deviazione, Modesto, rete, Modesto, regina in vantaggio, grande azione di Modesto, niente da fare per Abbiati, 1-0. Arriva il pallone di Gallo. Sue ben note ripartenze. Spalletti si preoccupa della posizione di Amoruso che parte da lontano rischiando di portare fuori i difensori. Per questo lo affida a De Rossi che ogni tanto se lo perde. Ma si... A conferma, ecco questa azione panoramica con Modesto che sventaglia questo pallone all'interno dell'area di rigore. Poi guardate l'ottima giocata di Leon che stoppa la palla e va a concludere. C'è la deviazione opportuna. Leon, una finta, attenzione, palla sul sinistro, Amelia. Stesso Modesto dalla bandierina, pallone un po' arretrato, attenzione, arriva Leon! Che gol! Leon 2-2! Destro fantastico dell'Honduregno! L'abbiamo appena detto, la partita è aperta, una regina straordinaria. Andarsene sulla destra, il tocco per Leon, il cross, il colpo di testa! Il cross millimetrico di Leon, il colpo di testa di Bianchi che è andato a cercare. Bianchi si prepara, il colpo di testa di gol! Amoruso! Prodezza di Leon che è andato a trovare la testa. Ora va Leon. Ancora Leon, posizione regolare. Leon, palla all'indietro per Tedesco, la botta, la parata di Pagliuca. Più vivo, questo degli ultimi minuti. Leon. Leon, serie di finte, il tocco va a cercare Bianchi, Bianchi, c'è fallo, dice l'arbitro. Fallo fischiato a Leon, quale si sarebbe... Difesa schierata, la botta da fuori, a fin di palo, sempre Leon, calcio d'angolo però. Centrale da parte di... Gol di Leon!
un gol bellissimo col destro, un pallone a fila di palo sul quale non arriva il portiere Balli. Regina 1, Empoli 0, Leon. Il pallone di Leoni in mezzo, inserimento, colpo di testa e poi il gol al volo, il raddoppio di Amoruso, 2-0. We're pleased that the rain has somewhat stopped as it's an attack here with Leon, looks to take on Paco Pavoni, does excellent Leon. It's going to be to take the free kick. So Leon looks to find Bianchi, does what Capello used to train there when he was the manager. But after the 15 minute mark, although they've looked somewhat better in the second half, Regina, a bit more lively, created a few more chances like that. They're not really going to test Diego Lopez too much. As Leon again thumps it. That's surely offside, and it hasn't been given. He's clear away. Roberto Carlos sprinting back, and it is Leon, and it's hit the post. It came back for Diego Lopez, but goodness me, what a breakaway there for Regina. Real pace there by Leon, the substitute who came on in the second half. Just see there, cut in nicely from Roberto Carlos. It was a great save from Diego Lopez in the end. Perhaps fortunate with how the ball bounced off.